Abbiamo fatto sforzi in difesa e quando l'abbiamo fatto siamo andati sopra di 5, sopra di 6, 2 o 3 volte. In quel momento lì la squadra ha fatto in difesa delle buone cose per poi invece vanificare tutto con qualche sciocchezza, qualche distrazione difensiva che in particolare verso la fine della partita sono costati carissimo, per cui dobbiamo migliorare la concentrazione e soprattutto l'attitudine difensiva, in particolare quando la partita diventa importante, cioè verso la fine. Beh, una squadra molto, molto buona, allenata molto bene dal mio collega, da Franco Ciani, quindi è una squadra che sicuramente ha talento, ha esperienza del campionato ormai perché sono diversi anni che lo sta facendo e bene, giocatori che possono, in particolare lunghi, colpire da sotto ma anche da fuori, quindi è una squadra molto eclettica e quindi è sicuramente un buon test per noi, è una partita complicata e difficile. Però è chiaro che dobbiamo cercare di migliorare assolutamente quello che abbiamo fatto domenica scorsa. La squadra ha lavorato con buona attitudine, quindi dobbiamo cercare di buttare in campo quello che si è fatto durante la settimana. Mi aspetto una partita spigolosa perché noi dobbiamo cercare di alzare un po' l'intensità perché abbiamo concesso troppo domenica scorsa a Cagliari e quindi dobbiamo essere più capaci di essere un po' più pronti a chiudere l'aria per non regalare troppi canestri facili.